20 e 11. Allora, procediamo con l'appello, consiglieri. Simonetti. Presente. Carmela Liberti. Presente. Annunziata. Caldarelli. Presente. Pozzolino. Presente. Crispo. Presente. Vincenza Davino. Presente. Ferdinando Federico. Presente. Pasquale Iervolino. Paolo Iovino, Flavia Malandrino, Giorgio Marigliano, Vincenzo Miranda, Felice Picariello, Lorenzo Pisanti, presente. Fiorella Saviano, Maddalena Torrà. Per adesso assenti, Annunziata, Iervolino e Picariello. Quindi presenti 14. Ok, diamo il consiglio. Buonasera a tutti. Capo 1 all'ordine del giorno, approvazione verbali seduta precedente. Chi è favorevole? All'unanimità. Capo 2 all'ordine del giorno, comunicazioni del Presidente, non sono pervenute comunicazioni. Capo 3, interrogazioni, mozioni, interpellanze. Chi desidera intervenire? In ordine di alzata di mano, il consigliere Miranda, la consigliera Davino, il consigliere Federico. No, Iovino ha detto no. Consigliere Miranda, allora esponga le sue interrogazioni. Buonasera a tutti, grazie Presidente. La prima interrogazione la rivolgo al consigliere delegato Caldarelli. Consigliere, io le chiedo una maggiore manutenzione del verde pubblico, perché sto vedendo che negli ultimi mesi molte strade di Ottaviano e alcuni posti principali sono un po' abbandonati e come taglio d'erba. Ok, in particolare chiedo la manutenzione della villetta in via Ammirati, poiché è un luogo frequentato in questo momento, dato che ci avviciniamo all'estate, da famiglie con bambini. Presidente, faccio quattro. Consigliere, elenchi le sue interrogazioni e poi le daranno le risposte. La seconda è sempre rivolta al consigliere delegato e e chiedo sempre la pulizia degli alberi antistanti alla Rocco Scodellaro. Mi allego con un'altra interrogazione che la rivolgo all'assessore Nappo in merito alla tempistica dell'inizio dei lavori della Rocco Scodellaro, perché io vi chiedo se gentilmente domani mattina con l'ufficio preposto. Entra il consigliere Iervolino. Se è possibile fare un sopralluogo in via Pacioni. Io stasera mi faccio portavoce degli abitanti di quella strada dove lamentano uno stato di degrado dell'aria in quanto invasa dai ratti. Quindi gentilmente se è possibile fare domani mattina o quando prima un sopralluogo. L'ultima interrogazione la rivolgo all'assessore Alterio. Assessore, io ho visto che da un mese
le case dell'acqua sono state installate sul territorio. È possibile sapere più o meno i tempi per l'attivazione? Grazie. Grazie consigliere Miranda, interviene il consigliere Caldarelli. Buonasera Presidente, buonasera a tutti. Allora, per quanto riguarda l'interrogazione del consigliere Miranda, come amministrazione sa quanto ci teniamo alla pulizia del verde e alla manutenzione del paese. Voglio dire che alcuni mesi fa, questa amministrazione, su nostra richiesta, ha dato un incarico ad un agronomo, ad un agronomo per dare un cenno oppure per dare una visione di tutte le piante che abbiamo sul territorio. Questo agronomo ci ha dato un elenco delle priorità che si devono fare e con la potatura delle piante abbiamo dato la priorità a Via Ferrovie dello Stato che non erano potate da circa 7-8 anni, quindi abbiamo tolto un pericolo molto serio. I platani erano molto grandi e quindi sappiamo che nel passato c'è stato un incidente proprio per il forte vento che ha fatto cadere una pianta, quindi abbiamo tolto questo pericolo e abbiamo fatto la potatura dei platani su via Ferrovie dello Stato, largo Circumvesuviano, Piazza Durelli e in più abbiamo fatto la potatura ad altre strade del nostro territorio. Fermo restando che noi continuiamo ancora con la potatura per tutto il territorio e quindi continuiamo sia con Via Ammirati, dove stanno i giardinetti, dove stanno il parco giochi, sia sulle altre zone di Ottaviano. Per quanto riguarda la manutenzione del verde pubblico e quindi per le strade, stiamo lavorando un po' in difficoltà perché la ditta EcoCE non sta mandando gli operai addetti per la pulizia, per il taglio d'erba, non per la pulizia. Quindi stiamo facendo tutta la procedura che ci vuole, il sindaco è a conoscenza di tutto, quindi vi darà anche lui una maggiore spiegazione su questa situazione. Però stiamo sopperendo anche con i nostri operai, con gli operai di Stradini, dell'ufficio tecnico, a sopperire laddove c'è una necessità subito di portare la normalità. Grazie. Grazie consigliere Caldarelli. Un attimo, il sindaco vuole aggiungere un attimo solo. Integrare per quanto riguarda il taglio dell'erba, nulla. È chiaro ed evidente che il lavoro della ditta nostra affidataria del servizio anche di taglio dell'erba non sta facendo il proprio dovere. Credo che sia una cosa talmente chiara e lampante che non dobbiamo. Io ho avuto modo di incontrare i responsabili a cui ho chiarito in modo chiaro qual è l'andazzo che non va bene. È inutile farlo, non va bene. Proprio questa mattina il gruppo costituito da un'unità dell'ufficio ambiente, Polizia Municipale, sono stati sul territorio perché ho chiesto esplicitamente che i rilievi che vanno fatti debbano essere formalizzati per iscritto e si debbano attivare le procedure per segnalare delle non conformità del servizio svolto. Procedure che non devono essere soltanto comunicate, ma devono essere notificate all'azienda con la presenza del responsabile e devono essere effettuate delle contestazioni, perché è chiaro e evidente che una nostra azienda appaltata non sta svolgendo il lavoro come deve essere eseguito con la massima precisione, così come ciascuno di noi, con la diligenza media del buon padre di famiglia, si aspetta. Paghiamo per un servizio. Io ho chiarito una cosa e deve essere: io non incontro più i sindacati, io non incontro i dipendenti, non sono dipendenti dell'ente, non sono miei dipendenti intesi nel senso ampio di rappresentante legale dell'ente. Per me possono stare, trascorrere, e non è così, le giornate al bar. Quello che io valuto è l'efficienza del servizio. Se il servizio non viene svolto nel modo più diligente e attento, il comune deve sanzionare l'azienda.
Punto. Non ci sono elementi di discussione, non ci sono elementi di confronto. Io pago e necessito di ricevere un servizio accurato. Punto. Quindi lei, il paese è sporco, il paese ha dei livelli di incuria per quanto riguarda in modo particolare il taglio d'erba. Devo aggiungere che le variazioni delle temperature arrivate probabilmente in anticipo hanno anche determinato una necessità di una disinfestazione anticipata rispetto a quelli che sono i tempi, però va fatto, noi non possiamo incidere sul meteo, è il meteo che incide su di noi e qui dobbiamo agire quanto prima. L'azienda mi ha rassicurato che avrebbero attivato queste cose, ne ho parlato, se non ricordo male, venerdì, giusto consigliere Marigliano, venerdì ci siamo, non ho appena completato il quadro, sabato, e quindi mi hanno assicurato che l'avrebbero svolto nel modo più attento. Ad oggi è martedì, non è ancora avvenuto, quindi è giusto che vengano effettuati dei rilievi da parte del Comune. E lo stesso discorso, poi sicuramente l'assessore Nappo, mi permetto di intervenire prima, per quanto riguarda la pulizia anche degli altri, è necessario svolgere delle attività, però devo anche segnalare che c'è una maleducazione diffusa, ed è questo che mi segnalano alcuni abitanti, da parte di giovani, di ragazzi che stanno distruggendo. Io ribadisco sempre una cosa. Noi non ci possiamo sostituire alle famiglie, non ci riusciamo, non ci riusciremo mai, quindi coloro i quali si lamentano che ci sono dei ragazzi che entrano in delle strutture, saltano i cancelli, io non posso militarizzare il paese. Sulla educazione delle persone incide principalmente quella che è la famiglia. Noi possiamo tamponare così come stiamo facendo e mi aggrego ad un'altra informazione, come avete immagino seguito dai moderni canali di comunicazione, abbiamo fatto un progetto con la Polizia Municipale affinché possano restare fino a mezzanotte e non alle 10 monitorando il territorio, però è impensabile che noi riusciamo a creare quest'occhio gigante che possa monitorare tutto il paese. Senza educazione siamo inermi nel risolvere i problemi. Quindi sicuramente possiamo fare noi tutti come amministrazione possiamo controllare, monitorare, mettere i deterrenti, le telecamere, le telecamere possiamo coprire una parte del paese. Io riesco a coprire con delle telecamere le parti principali, anche per gli sversamenti che stanno funzionando come deterrente, ma a chi serve se poi gli sversamenti si spostano dal centro abitati e vanno nelle strade più interne del paese? Non abbiamo risolto il problema, abbiamo soltanto spostato il terreno, sollevato il tappeto e messo la polvere sotto il tappeto, ma il problema non l'abbiamo risolto. Quindi io ringrazio quanti di voi danno una mano su questo tema e in modo particolare su questo tema della videosorveglianza. Io devo ringraziare il consigliere Crispo perché, come avete visto, è stata fatta una prima installazione delle telecamere, stiamo cercando di risolvere anche altri problemi, speriamo di almeno di rendere più vivibile e anche l'aiuto delle altre forze dell'ordine. Abbiamo avuto un intervento congiunto, Polizia Municipale, Carabinieri e Polizia, però ribadisco sempre, ricordate che le risorse, non solo nostre, ma anche delle forze dell'ordine, sono fortemente limitate. Grazie Sindaco, prego. Consigliere Miranda. Grazie Sindaco, grazie Consigliere Caldarelli. Però giusto l'ultimo appunto, lei Sindaco non sa il motivo per cui la ECOCE non effettua più questa manutenzione? Qual è il motivo per cui ha bloccato questa manutenzione? No, non è sufficiente, ci sono soltanto due operai che però non riescono. Serviranno 20, non lo so, io pago per il servizio che mi devono eseguire, quindi se loro hanno necessità di svolgere, hanno fatto in modo alternato, è necessario che potenzino, vanno a potenziare il servizio, ma io non mi riferisco a radio, ahimè anche alcune strade secondarie, è proprio evidente nel vabbè ma si vede che girando il territorio si nota, no? All'inizio non c'era nessun problema, io devo dire la sincera verità, stava andando bene la manutenzione del verde, però sono due mesi che si nota. È anche collegato alla temperatura. Va bene, grazie. Interviene l'assessore
Nappo. Buonasera, grazie Presidente, grazie Consigliere per l'interrogazione. In merito all'inizio dei lavori della Scotellaro, che sta a cuore a tutti noi, come le anticipai l'adeguamento di cui parlavo volta scorsa è stato fatto in quanto è stata approvata la variazione. Al fine della pubblicazione della gara però è necessario l'approvazione da parte della città metropolitana e proprio nei giorni scorsi è stato chiesto dall'ufficio una sollecitazione in merito. Per quanto riguarda la pulizia del plesso, io ho chiesto, diciamo, che fossero anticipati i tempi per quanto riguarda le scuole frequentate, ovviamente per la calendarizzazione degli interventi le ha già risposto il sindaco. Grazie assessore Nappo, prego consigliere Miranda. Grazie per la risposta assessore, però le ripeto gentilmente se andate quanto prima a fare un sopralluogo. Perché veramente ci sono degli alberi e parlo anche con il consigliere delegato perché mi ha detto che l'agronomo ha fatto un giro per il territorio, se gentilmente portate anche l'agronomo in via Pacioni. Grazie, grazie ancora. Prego. Anche se è una scuola chiusa, comunque ci andremo, come siamo stati a via Pozzini. Come siamo stati a via Pozzini e c'erano due alberi pericolosi e sono stati tolti senza problemi. Interviene l'assessore Alterio. Consigliere Miranda, grazie per l'interrogazione. Allora, le sintetizzo brevemente un cronoprogramma. Come ha visto le casette sono state installate. Adesso la ditta sta procedendo a due cose, l'allaccio della fornitura idrica e l'allaccio della fornitura elettrica. Quella un po' più complessa è la fornitura idrica perché la Gori non permette a nessuno di intervenire sulle loro condutture, quindi loro hanno richiesto già, anche noi con l'ufficio, devo dire che i solleciti sono quasi quotidiani, siamo intervenuti. Dopo questo si procederà a un bando pubblico di affidamento del servizio, perché questa è un'altra cosa. E dopo l'affidamento del servizio, previo collaudo, ovviamente andranno in funzione. La ringrazio. Grazie assessore Alterio, prego consigliere Miranda. Assessore, scusatemi, giusto un appunto anche per lei, i tempi previsti? Come le ho detto, una prima previsione dei tempi non gliela posso dare perché dipende dalla Gori. Per la seconda fase, quella che prevede, quella che compete all'indirizzo politico della nostra parte, ci vorrà all'incirca una ventina di giorni per avere il bando aperto, quindi in un mesetto dovremo affidare il servizio. Grazie assessore Alterio. Consigliere Miranda. Ok, grazie. Prego consigliera Davino. Grazie Presidente, buonasera a tutti. La mia interrogazione è rivolta al consigliere Caldarelli. Buonasera consigliere. Buonasera. Niente, volevo sapere l'intervento sulla rotonda di Via Vecchia Sarno, visto che è quasi distrutta, i tempi, o del tutto distrutta. Interviene il consigliere Caldarelli. Grazie Presidente. Allora, visto che parliamo di rotonda, parliamo anche sull'imminenza della ditta che incomincerà via Ferrovie dello Stato, quindi è la stessa ditta che ha fatto via Vecchia Sarno. E proprio nella riunione scorsa che abbiamo fatto insieme al Sindaco e all'Ufficio Tecnico abbiamo stabilito dei tempi subito che devono incominciare e in questa riunione ho chiesto la rotonda di via Vecchia Sarno dove sta il bar. Quindi loro mi hanno detto che come incominceranno i lavori faranno anche la rotonda. Va bene. Grazie, interviene il consigliere Federico. Quando provvede il minicopio anche dietro? Prossimamente. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, prima interrogazione al Sindaco, perché penso che sia lui il delegato al personale. Per quanto riguarda il concorso in essere, quando viene il bando di concorso per il reclutamento delle figure, mi sembra di categoria C, per quanto riguarda istruttore amministrativo e istruttore contabile,
Volevo un attimo capire o avere spiegazioni in merito per quanto riguarda le procedure del concorso, sono state già stabilite, se il luogo dove si svolgeranno le prove, se ci sarà una prova preselettiva, il numero di domande. A dire il vero, non ho fatto il tempo a chiedere all'ufficio preposto e quindi stasera sono qui a chiedere a lei perché sicuramente lei è responsabile. Per quanto riguarda la prima interrogazione, la seconda interrogazione è all'assessore dottoressa Elena Picariello alle politiche sociali. Volevo capire un attimo lo stato del famoso consorzio, azienda consortile, che ormai ha riguardato anche la mia esperienza politica, quindi adesso riguarda lei, quindi chiedo a lei a che punto siamo, se ci sono sempre alcuni comuni che ancora devono andare in consiglio comunale, quali sono, diciamo, le linee che si intende seguire, se c'è la possibilità di escludere questi comuni perché penso che stiano facendo ostruzione, se vuole la mia, ma non il comune di Ottaviano. Siamo sempre stati d'accordo prima sulla linea, diciamo, tracciata dall'amministrazione Capasso e penso anche con questa vostra amministrazione maggioranza. Per quanto riguarda quali sono i comuni che ancora devono andare, diciamo, devono deliberare, se c'è la possibilità di escluderli, perché altrimenti saremo ostaggi, saremo noi come, diciamo, come comuni ottani, gli altri comuni che intendono consorziarsi, saremo ostaggi di questi comuni che secondo me fanno opera di ostruzione, quindi questa famosa azienda consortile non partirà mai, con conseguente, diciamo, livello di servizi, i problemi di servizi li conosciamo tutti. Un'altra interrogazione la devo fare al consigliere Crispo per quanto riguarda l'impianto di telecamere, di videosorveglianza. Consigliere, lei ha seguito ultimamente questo ennesimo episodio di violenza, di rapina, la rapina che è stata compiuta a Via Peano nei giorni scorsi a Madonna in pieno giorno, se ricordo bene. Io già 4 mesi fa ho sollecitato questa amministrazione, questa maggioranza, a installare telecamere o a prendere in considerazione il fatto che via Peano e via Domenico Beneventano con piazzetta Circumvesuviana sono le zone del paese dove avvengono furti, il maggior numero di furti e il maggior numero di rapine, dati statistici lasciati dalla locale caserma dei carabinieri. Ho capito che è stata fatta una prima, diciamo, installazione su alcuni posti come via Piazza Giovanni Paolo II, però la risollecito a tenere in considerazione, quindi a avere una sensibilizzazione maggiore per queste strade che le sto indicando, perché veramente sono strade dove ogni settimana puntualmente si verificano furti e purtroppo oggi si è verificata anche una rapina nei confronti di una povera donna che giustamente in piena mattinata, non in orari notturni, si recava a fare la spesa e giustamente si è vista rapinare. L'ultima interrogazione la faccio al consigliere Caldarelli per quanto riguarda, diciamo, i lavori pubblici o i lavori che il comune, diciamo, che interessano il comune per quanto riguarda le aziende di telefonia, aziende di energia elettrica, con il conseguente, diciamo, blocco del paese per quanto riguarda il ritorno, diciamo, quando mira, per quanto riguarda la situazione del traffico. Ci sono orari in cui Ottaviano mi sembra Monte Carlo, con tutto il bene che voglio Ottaviano, però chiaramente facendo analisi, chiaramente ci sono alcune strade chiuse o lavori in corso che ostruiscono il passaggio e quindi giustamente c'è l'afflusso per le solite strade e quindi si crea questo maggiore traffico, questa paralisi chiaramente. Non so se è possibile fare una riunione con tutte queste aziende, però fare una programmazione, una conferenza dei servizi, non so quale può essere la soluzione, però le chiedo un maggiore impegno per quanto riguarda questa situazione, perché veramente abbiamo delle ore in cui Ottaviano è impraticabile e invivibile. Grazie. Grazie consigliere Federico. Interviene il sindaco. Vengo in merito perché come ben sapete l'indirizzo dell'amministrazione è stato differente rispetto al passato, ovvero non più... Personalmente ritengo l'adesione alle procedure concorsuali svolte da altri enti siano stati di tipo fallimentare, ma per un motivo che selezionati da altri enti, soggetti anche che residenti in luoghi, in comuni molto distanti dal comune, mi sembra abbastanza ovvio che si cerchi poi successivamente di avvicinarsi al proprio comune. Quindi abbiamo assunto validi tramite concorsi di taglio regionale, di gestione di selezione regionale, alcuni validi dipendenti che però successivamente hanno deciso, hanno avuto l'opportunità di trasferirsi altrove e quindi
dopo aver speso tempo a formare, in qualche modo a determinare lo skill professionale di alcune persone, siamo rimasti comunque di nuovo con necessità di dover avere nuovo personale. Da qui l'idea di voler procedere con procedure interne per quella di avere, così come avvenne, se ricordate, negli anni passati, l'unico concorso che ricordo, categoria D di tipo tecnico, siamo negli anni è stata utilizzata la graduatoria anche da altri enti e quindi validi, perché mi aspetto, ma ovviamente la partecipazione più ampia è a livello europeo, che valide persone del territorio possano essere, territorio inteso nel senso più ampio, non è possibile limitare un concorso ad una area amministrativa ben definita, possano vincere questa prova. Io non sono a conoscenza di informazioni che non sono in mio possesso, quali partecipanti, quello che io so è quanto ho letto dal bando, ci sono tre procedure, una relativa categoria C, istruttore contabile, due istruttori contabili, un istruttore amministrativo e uno relativo alla polizia municipale. Da quanto ho letto dal bando ci sono delle procedure di preselezione, qualora si superi, non vorrei ricordare male, ma ricordo 60 unità, quindi le persone che supereranno le preselettive poi avranno sempre, se non ricordo male, previsto da bando, una prova unica, alla quale, mediante la quale poi il punteggio incrementato di quelli che sono i titoli valutabili previsti dal bando determineranno quella che è la graduatoria finale di merito e della quale il comune potrà assumere quella che è la unità, o magari anche successivamente condividere con altri enti oppure scorrere la stessa graduatoria a seguito anche, per esempio, immagino che abbiamo previsto dei pensionamenti previsti nei prossimi anni. Devo anche su questo tema rendere edotto il consiglio che è stata cambiata la mappatura, la gestione dei settori del comune, sono stati ridotti quelli che sono i settori e alcune competenze, ne parlo di questo perché il personale di tipo giuridico è prima di competenza della dottoressa Vallone, oggi comandante della Polizia Municipale, viene seguito direttamente dalla dottoressa Fontana, la segretaria generale. Quindi le richieste relative alla numerosità dei partecipanti, a informazioni non contenute all'interno del bando, ma anche sullo svolgimento delle procedure, possono essere rivolte direttamente e acquisite, diciamo, dagli uffici che potranno dare le informazioni. Grazie. Grazie Sindaco, interviene l'assessore Picariello. Mi sentite? Ok. Allora. Allora, buonasera a tutti e grazie consigliere. Allora, quando ci siamo insediati, uno dei primi coordinamenti ai quali abbiamo partecipato il sindaco è stata posta sul tavolo nuovamente la questione dell'azienda consortile. Sulla scorta dei consigli comunali che insomma avevano approvato all'unanimità lo schema dell'azienda, anche noi nel tempo che era stato prefissato in coordinamento siamo riandati in Consiglio Comunale e abbiamo approvato all'unanimità lo schema e quant'altro. Più volte nei coordinamenti si è riavviata la discussione in quanto alcuni comuni ritenevano sempre valide le criticità che avevano sollevato in modo particolare il comune di Striano, in modo particolare il comune di San Gennaro Vesuviano. Palma Campania voleva aspettare che il comune capofila andasse in consiglio comunale, perché fondamentalmente i commissari non hanno portato ancora in consiglio comunale l'azienda consortile. Abbiamo atteso, 15 giorni fa siamo stati dal coordinatore insieme al sindaco affinché ci facciano sapere le sorti, perché ovviamente i servizi hanno le loro criticità e come vedete sono reincarnazioni di vita tra gare e messe in essere di bandi. Quindi tendenzialmente abbiamo chiesto che ci sia la possibilità di comprendere la verità vera, ossia quale sarà la sorte degli altri comuni, perché restavano fuori comunque ancora il comune capofila, che dovrebbe dare il segnale più importante in quanto comune commissariato.
Hai ragione, purtroppo, ahimè. E quindi abbiamo fatto la nostra sollecitazione. Grazie Assessore Picariello, interviene il Consigliere Crispo. In ordine all'interrogazione del Consigliere Federico, grazie per l'interrogazione, posso dire che qualche giorno fa è stato firmato, diciamo, il contratto che prevede l'installazione con due ditte, la Elmetel e la SNC, se ricordo bene, in alcuni punti, diciamo, del paese. Come ha detto, diciamo, il sindaco precedentemente, non si può militarizzare ogni strada di Ottavia, né avere, a me fanno richiesta di avere la telecamera fuori casa, e non, diciamo, per quello che abbiamo, diciamo, cerchiamo di, diciamo, di videosorvegliare i punti, esatto, più. E quindi tra qualche giorno verranno installate, se vuoi ti posso fare l'elenco delle strade in cui, diciamo, magari ne parlo, magari ne parlo, perché ma non solo in quel punto ci sono e quindi certamente raccogliamo le richieste e le esigenze dei cittadini e purtroppo non può tranquillamente è di interesse il bene del paese, ci sta a cuore, credo che a tutti, va bene? Grazie Consigliere Crispo. Passiamo, non c'era nessun altro che si è prenotato. Allora interviene il Consigliere Caldarelli. Grazie Presidente. Allora volevo rispondere al Consigliere Federico per quanto riguarda i lavori che si stanno effettuando su tutto il territorio della nostra città. Purtroppo è la Gori e in modo particolare la ditta la Gemis che sta lavorando. Abbiamo chiesto insieme all'ufficio tecnico se questi lavori si potessero fare di notte, ma purtroppo no, non è consentito. Loro hanno un programma e devono essere rispettano quel programma. Abbiamo chiesto inoltre di togliere quei rattoppi che hanno fatto, ma è un fatto momentaneo. Loro hanno specificato che è un fatto momentaneo e asfalteranno tutta la strada. Io sono stato il primo, consigliere, sono stato il primo a lamentarmi del rattoppo. Esatto, e quindi sono stato. Vabbè, ma penso che finirà questa ditta finirà quanto prima, perché gli abbiamo dato degli input a essere ancora più veloci, quindi auguriamoci quanto prima e che ci riportano le strade come erano prima. Va bene, grazie. Grazie Consigliere Caldarelli. Prima di passare al capo 4 volevo comunicare che mi sono pervenute le giustifiche del Consigliere Picariello e Annunziata. Grazie. Passiamo al capo 4 all'ordine del giorno. Annunziata e Picariello. Tassa rifiuti, presa d'atto della validazione e approvazione piano economico finanziario 2024-2025. Se mi consentite di dare per letta la proposta, passerei alle votazioni. Un attimo, interviene un attimo il sindaco e passiamo poi alle operazioni di voto. No, vi volevo
In merito alla Tari, vi volevo far vedere, effettuare un confronto 2024 rispetto al 2023, perché ovviamente, essendo un tema importante per i cittadini, le tasse, come ben sapete, si compone i pagamenti tra le utenze domestiche e utenze non domestiche. Con il ragioniere capo abbiamo effettuato un confronto e abbiamo cercato di fare in modo che si potesse avere un risparmio. Già il non avere un incremento, dato gli aumenti dei vari costi, lo ritenevo un successo rispetto all'ora svolta. Vi è una proiezione, se guardate lungo le diverse righe, i vari componenti, un componente, due componenti, fino a sei componenti, e poi invece abbiamo per colonne delle proiezioni per i diversi metrature. Come ben sapete, due sono i fattori che incidono prevalentemente: il numero dei componenti della famiglia e la grandezza dell'abitazione. Quei valori che vedete sono le riduzioni 2024, anno base, anno zero, 2023, che ci sono. Come potete vedere, sono tutti con segno negativo. Tutte le famiglie, a prescindere dai componenti, rispetto a quelle diverse metrature delle abitazioni, da 100 metri a 300 metri, penso di aver coperto i possibili ventagli, spettri di quadrature, ci sono delle riduzioni, come potete vedere. Quindi credo che sia un importante risultato di gestione, ovvero quello di consentire, dato anche lo sforzo delle famiglie che viene svolto per quanto riguarda la raccolta differenziata, delle significative riduzioni. Voglio farvi vedere invece la parte relativa alle utenze non domestiche. Ci sono riduzioni, fatte eccezioni per alcune categorie, quelli che sono i più grandi supermercati, quelli che sono gli ospedali, quelli che sono, come vedete, musei, biblioteche, scuole. Quindi non abbiamo sicuramente, ovviamente ho eliminato, non è un elenco a cui ho eliminato ovviamente stabilimenti balneari, dati che al momento non ne abbiamo ancora. Vi è un incremento per quanto riguarda gli ospedali, ma se guardate quelli che sono le principali categorie, in modo particolare ristoranti, bar, quelli che hanno una elevata numerosità, potete osservare le diverse diminuzioni percentuali 2024 rispetto al 2023. Quindi penso che la distribuzione di quelli che sono gli importi stimati rispetto a quella, ricordo che c'è anche una gara in atto per la quale abbiamo dovuto imputare il costo massimo senza, diciamo, possibili migliorie o riduzioni del bando di gara derivanti a successiva all'affidamento. Penso che il risultato raggiunto possa essere apprezzato ed apprezzabile dalle diverse categorie di utenti, per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche. Grazie. Il consigliere Federico. Interviene il consigliere Federico. Sì, allora volevo chiedere al sindaco che ha fatto questa disquisizione, quando mi ha illustrato le diminuzioni previste, queste diminuzioni da che cosa nascono? Da un incremento della raccolta differenziata? Perché se ricordo bene, essendo una tariffa, abbiamo un tetto massimo, quando viene un tetto per la spesa, che è dato dal costo del servizio più tutti gli altri costi sostenuti, che non penso siano diminuiti rispetto all'anno scorso, perché chiaramente siamo soggetti a continui aumenti da parte del contratto nazionale di categoria, da parte dei automezzi, dei carburanti e quant'altro. Quindi questa diminuzione, che poi verrà spalmata sui nuclei familiari a secondo della famiglia, a secondo dei metri quadri o anche sulle categorie commerciali, da che cosa deriva? Da un incremento della raccolta differenziata? Io
Se posso rispondere, io credo che i livelli che ha raggiunto il comune di Ottaviano di raccolta differenziata negli anni precedenti non saranno, penso, mai più raggiunti negli anni precedenti. Come vi parlavo, credo, non ho ancora i dati definitivi, ma credo che nonostante Ottaviano faccia uno sforzo molto molto alto, le economie non derivano sicuramente solo dalla raccolta. Allora, dall'allargamento della base imponibile di metri quadri, dall'allargamento dei nuclei familiari? Vi è una modifica... Leggo i numeri, mi insegna. I numeri, diciamo, danno un quadro chiaro rispetto alle parole, un quadro più oggettivo. Quello che dipende è che abbiamo un'economia di circa 300.000 derivante anche dalla raccolta di quelli che sono materiale riciclabile, da una diversa distribuzione che noi abbiamo effettuato per quanto riguarda le varie categorie. Diciamo, data una base fissa, noi potevamo decidere dove andare a distribuire. Io non so, dato che non sono stati svolti da noi nell'anno 2023, eravamo in ottica commissariale che hanno deciso la distribuzione tra le diverse categorie, però io osservando anche le, poiché l'anno scorso alcune categorie commerciali avevano avuto una diversa ripartizione, quindi diciamo ci sono quattro coefficienti che vanno utilizzati. Allora, mi permette, sempre per sì. Quello che posso arrivare a capire io, significa che praticamente, premesso che il costo è sempre lo stesso, significa che praticamente c'è stata una ridistribuzione delle categorie commerciali, dove rispetto alla gestione commissariale alcune sono state penalizzate e alcune no. Perché se i soldi che il Comune Ottaviano spende per abbiamo 300.000 euro di economie derivanti dall'utilizzo che negli anni scorsi non c'erano, che non c'erano nell'anno precedente, che quest'anno c'è, sono 300.000 euro giusto, 300.000 euro di economie, non, adesso la somma è indicativa, 300.000, non ricordo il valore esatto, derivante anche dall'utilizzo della materia, del materiale quali carta, cartone, quindi che vengono in qualche modo. Io non so rispetto all'anno scorso, io la cosa che posso dire è che ho effettuato un confronto di quelli che sono le tariffe dell'anno precedente, le tariffe che applichiamo quest'anno e ci saranno queste riduzioni. Dato non avendo redatto io il PEF, io non io ma diciamo la mia amministrazione, il PEF diciamo dell'anno precedente. L'imputazione delle somme che noi abbiamo fatto, che poi è di tipo prudenziale, io ricordo anche una cosa, che anche sulla azione che noi facciamo sul pagamento delle tasse, gli uffici si sono adoperati tanto per cercare di recuperare quanto più possibile. E proprio in questo momento mi stanno segnalando che stanno continuando le richieste, anche richieste che non erano mai pervenute per mancate iscrizioni mai avvenute, quindi queste sono attività. Sì, che però il risultato di questa azione che l'amministrazione sta mettendo in essere, al di là di tutti gli errori che stanno in giro, lasciamo stare senza polemizzare, sarà oggetto del piano finanziario dell'anno prossimo, che non è che io oggi scovo un evasore o io mi vengo a dichiarare, lo inserisco già nel piano che è già dato, che stasera dovremmo votare. Quindi noi stiamo ragionando su un piano rispetto all'anno scorso, che questa andiamo ad analizzare insieme ai dati e andiamo a proporre, andiamo a individuare, andiamo ad applicare le nuove tariffe. Allora mi chiedo, premesso che lei mi dice che questa economia sono 300.000 euro, che l'anno scorso gestione commissariale non è stata tenuta in considerazione, ma ritengo che anche l'anno precedente, gestione amministrazione Capasso, la carta si rivendeva lo stesso, il cartone si rivendeva lo stesso, il vetro si rivendeva lo stesso e quindi questa economia c'era lo stesso. Quindi lei ha fatto il paragone con l'anno scorso o ha fatto anche il paragone con il 2022? Ovviamente il paragone che va fatto quanto paga il cittadino oggi rispetto all'anno precedente. Se poi vogliamo approfondire anche rispetto al 2022, però stiamo parlando comunque di importi differenti, importi che sono variati. Quindi il rapporto, questi dati che voi vedete sono relativi alle tariffe etari 2024 rispetto al 2023. No, ma lo chiedo di averlo scritto in modo chiaro, vabbè. 24 rispetto al 23. Quindi procediamo con le operazioni di voto per il capo 4 all'ordine del giorno, tassa rifiuti, presa d'atto della validazione e approvazione piano economico finanziario 2024-2025. Chi è favorevole? Chi si astiene? Iervolino, Iovino, Davino. Ok, passiamo al capo 5. Votiamo l'immediata esecutività. Chi è favorevole? A maggioranza. Chi si astiene? 2, 4, 5. Ok.
Passiamo al capo 5 all'ordine del giorno, tariffe e misure agevolate Tari 2024. C'è qualcuno che vuole intervenire? No. Quindi passiamo alle votazioni. Chi è favorevole? Chi si astiene? 2, 4, 5. Passiamo alle... Passiamo all'immediata esecutività. Chi è favorevole? Maggioranza. Chi si astiene? 2, 4, 5. Passiamo al capo 6 all'ordine del giorno, variazione al bilancio di previsione finanziario 2024-26, ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 28 in data 12 marzo 2024 adottata ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo numero 267 del 2000. C'è qualcuno che vuole intervenire? Il consigliere Federico, prego. Grazie Presidente, per non far addormentare la dottoressa Prisco che anche stasera è venuta ad onorarci, vorremmo chiedere praticamente spiegazioni o darci diciamo delle delucidazioni in merito a questa variazione, perché personalmente non sono potuto essere presente alla commissione convocata dal Presidente Marigliano per impegni sopraggiunti. Grazie. Penso che è una variazione di tipo meramente tecnico, però poi nei numeri riguarda principalmente quello che è il fondo FOI. Esattamente, buonasera a tutti, è una variazione che prevede per la maggior parte l'incremento in entrata e in uscita di capitoli corrispondenti per 46.000 euro, il contributo una tantum ucraina che si ripete anche per l'annualità 2024, e il contributo FOI, fondo opere indifferibile, che va ad incrementare quello che era già una posta in bilancio, che era la creazione di nuovi posti e asili nido. Si tratta in realtà di un fondo molto probabilmente che verrà restituito, perché nasce per far fronte a un eventuale incremento dei prezzi. Qualora questo fondo non sarà necessario, dopo la rendicontazione sarà restituito, pertanto è una mera applicazione in entrata e in uscita dello stesso stanziamento. Poi abbiamo altre variazioni di tipo tecnico, quali ad esempio utenze idriche ed elettriche. Abbiamo registrato il recupero di risorse fiscali, perché già da 2 anni portiamo avanti questo progetto. Stiamo trattando l'IVA, anche l'IVA commerciale, che in passato comunque veniva persa. Stiamo rendicontando man mano, anche attraverso le liquidazioni IVA, tutto ciò che c'è come recupero, riusciamo ad utilizzarlo poi come fondi liberi di bilancio. Abbiamo un intervento in uscita di 5.000 per quel che riguarda le pari opportunità, e un progetto che è Restate a scuola, che afferisce all'assessore Nappo. Grazie dottoressa Prisco. Passiamo alle operazioni di voto. Chi è favorevole? Maggioranza. Chi si astiene? 5. Passiamo alle immediate esecutività. Chi è favorevole? Maggioranza. Chi si astiene? 5. Passiamo al capo 7 all'ordine del giorno, riconoscimento debito fuori bilancio ex articolo 194,1, lettera A, decreto legislativo 267 del 2000 in favore dell'avvocato Giusi Ascolese, DCL, in esecuzione della sentenza del giudice di pace di Nola numero 4219 del 2003. Chi è favorevole? A maggioranza. Chi si astiene? Chi è contrario? 5. Passiamo all'immediata esecutività. Chi è favorevole? A maggioranza. Chi si astiene? Chi è contrario? 5. Passiamo al capo 8 all'ordine del giorno, riconoscimento debito fuori bilancio ex articolo 194,1 lettera A, decreto legislativo 267 del 2000 in favore dell'avvocato Marco Meriggioli e DVM in esecuzione della sentenza del giudice di pace di Nola numero 3942 del 2023. Chi è favorevole? A maggioranza. Chi si astiene? Chi è contrario? 5. Passiamo all'immediata esecutività. Chi è favorevole? Maggioranza. Chi si astiene? Chi è contrario? 5.
Passiamo al capo 9 all'ordine del giorno, riconoscimento debito fuori bilancio ex articolo 194,1, lettera A, decreto legislativo 267 del 2000 in favore dell'avvocato Arturo Rainone. In esecuzione della sentenza del giudice di pace di Nola numero 3366 del 2023. Chi è favorevole? A maggioranza. Chi si astiene? Chi è contrario? Numero 5. Votiamo l'immediata esecutività. Chi è favorevole? A maggioranza. Chi si astiene? Chi è contrario? Numero 5. 9. Capo 9. Passiamo al capo 10 all'ordine del giorno. Riconoscimento debito fuori bilancio ex articolo 194,1 lettera A, decreto legislativo 267 del 2000 in favore del dottor Salvatore Trocchia, in esecuzione della sentenza della commissione tributaria numero 9080 del 2022. Chi è favorevole? Maggioranza. Chi si astiene? Chi è contrario? Numero 5. Votiamo l'immediata esecutività. Chi è favorevole? A maggioranza. Chi si astiene? Chi è contrario? Numero 5. Passiamo al capo 11 all'ordine del giorno, riconoscimento debito fuori bilancio ex articolo 194,1 lettera A, decreto legislativo 267 del 2000 in favore dell'avvocato Gianluca De Lorenzo, in esecuzione della sentenza del giudice di pace di Nola numero 4321 del 2023. Chi è favorevole? A maggioranza. Chi si astiene? Chi è contrario? Numero 5. Votiamo l'immediata esecutività. Chi è favorevole? A maggioranza. Chi si astiene? Chi è contrario? Numero 5. Passiamo al capo 12 all'ordine del giorno, riconoscimento debito fuori bilancio ex articolo 194,1 lettera A, decreto legislativo 267 del 2000 in favore dell'avvocato Speranza Ambrosio e dei signori MMR e AG in quanto tutori di AA, in esecuzione della sentenza del giudice di pace di Nola numero 3966 del 2023. Chi è favorevole? Maggioranza. Chi si astiene? Chi è contrario? 5. Votiamo l'immediata esecutività. Chi è favorevole? Maggioranza. Chi si astiene? Chi è contrario? Numero 5. Il Consiglio chiude alle ore 21.03.